prossimo premio è quello di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale White Collar Crime. Il premio va a Guido Camera, studio dell'avvocato Guido Camera, per la profonda specializzazione in materia acquisita grazie all'esperienza e la capacità di risoluzione di questioni complesse e delicate attraverso il contatto, il confronto e la costante assistenza al cliente, per la missione dello studio di fornire un'assistenza legale di altissimo livello e estremamente versatile. Con noi naturalmente c'è l'avvocato Guido Camera, titolare dello studio appunto dell'avvocato Guido Camera. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera, grazie a voi. Un commento al premio, io ci leggo subito un'altra domanda così ci può fare un suo discorso introduttivo. La parola versatile che abbiamo sentito nella motivazione si associa assolutamente a quello che abbiamo dovuto mettere in campo a livello professionale in questo periodo. È vero, sì, mi ha fatto piacere questo premio, ma anche, diciamo, la motivazione che trovo piuttosto pertinente a quello che cerco di interpretare nella nostra professione. È stato un periodo, come sappiamo tutti, complesso, devo dire personalmente molto impegnativo, perché per la, diciamo, attività, il settore che seguo io, e avendo molte aziende come clienti, mi sono dovuto, diciamo, ricavare un ruolo di consulenza anche in tempi molto brevi per cercare di dare delle indicazioni operative a tutte quelle aziende che avevano necessità di operare anche nel periodo di lockdown, a fronte di una normativa piuttosto confusa, con una produzione direi quasi compulsiva, con questo fenomeno tremendo della diffusione via social di bozze di testi di legge che non si sapevano poi quale sarebbe, che versione definitiva avrebbero avuto, a queste conferenze stampa del Presidente del Consiglio che anticipavano di giorni, magari di settimane, provvedimenti legislativi di natura governativa. È chiaro che le aziende dovevano operare, dovevano capire quello che potevano fare, dovevano capire quali erano le conseguenze nel caso di violazione di una norma generalmente veramente confusa e quasi bulimica nella sua enunciazione. Dunque, nel periodo noi abbiamo dovuto a nostra volta reinventarci, perché non potevamo andare in studio, abbiamo lavorato da casa e devo dire che comunque abbiamo cercato di interpretare questo spirito versatile che poi è alla base della nostra professione. Certo, perché poi lei ha citato le tecnologie che sicuramente hanno aiutato. Diciamo che abbiamo sempre una doppia faccia, no? Delle cose, poi bisogna trarre la parte migliore, cioè noi dobbiamo trarre la parte migliore perché anche la tecnologia ci ha dato il lato peggiore di sé con tutti gli abusi del caso, però ci ha dato anche la possibilità effettivamente di portare avanti quello che facciamo ogni giorno. Nel vostro caso anche il contatto, seppur diverso, con i clienti. È così, credo che questa situazione che abbiamo vissuto metta a nudo il re, nel senso l'infrastruttura digitale, diciamo, soprattutto nel settore della giustizia, era completamente impreparata e inadeguata. Ora, al di là di quelle che possono essere delle considerazioni critiche sul processo penale da remoto, che io in larga parte condivido, credo che l'aspetto più negativo è che si è fatta grande demagogia, perché si è voluto fare una norma che prevedeva un cambio radicale del processo penale, è non solo, a mio giudizio, sbagliata, ma la cosa più grave, non essendo preparata in termini di infrastruttura e di cultura. La conseguenza qual è stata? Una norma che doveva essere epocale, che è stata cancellata di colpo nel giro di 2 settimane, e i processi penali che di fatto non si celebrano e non si sa quando ricominceranno a celebrarsi, da remoto o in aula. Mi sembra che ci sia solo gran confusione e poche certezze per i diritti. Certo. Questo è uno scenario che, quando si invoca l'aiuto dell'Europa, forse bisognerebbe nascondere sotto il tappetino, altrimenti
non riusciamo a ritagliarci un ruolo da democrazia moderna, economia moderna, come invece dobbiamo assolutamente ricavarci. Insomma, si allinea anche all'intervento precedente, per cui è abbastanza inaudito aver visto la giustizia fermarsi, no? Perché insomma, anche il resto, tutto è importante quando è messo in moto, chiaramente, perché si parla di attività, di imprese e quindi si parla dell'economia. Però la giustizia è chiaro che se si ferma blocca tutto il resto, cioè si parte da lì. Certo che se si ferma quella, insomma, non so dove possiamo andare a parare, no? Quindi anche lei mi pare allineato su questo aspetto. Credo che tutti siamo allineati. La cosa drammatica è che si è fermata troppo tardi, nonostante le sollecitazioni dell'avvocatura. Purtroppo abbiamo dovuto avere dei casi di Covid accertati in alcuni magistrati perché si fermasse il sistema e purtroppo fatica in modo, devo dire, inconcepibile a ripartire. Ma non è un tema di ripartire in aula o virtualmente, bisogna ripartire. E mi sembra che siamo ancora molto prima e non vedo soluzioni se non tanta buona volontà dei singoli, però mi sembra che sia un po' il metodo italiano, ecco. Ecco, sì, io guardi, lo dico spesso che gli italiani hanno buona volontà, sono dotati di buona volontà e sanno rimboccarsi le maniche, però insomma ogni tanto bisognerebbe aiutarli, proprio per questo, no? Perché sicuramente non attendono seduti che gli eventi passino, ma anzi cercano di fare in modo di anticipare la buona risoluzione. Speriamo, insomma, incrociamo le dita, magari se tutti insieme lo diciamo sempre più a voce alta, qualcosa accadrà. Certo, anche l'impegno individuale direi che rimane un Esatto. valore. Ci abbiamo fatto un paese dal 1946 a oggi sull'impegno individuale, Esatto. soprattutto nel settore economico. Va bene. Allora, grazie per questa chiacchierata molto costruttiva. Aggiungiamo ogni volta un punto in più. Grazie all'avvocato Guido Camera e complimenti ancora per il premio. Grazie anche a tutti i colleghi. Grazie. E allora noi andiamo avanti, premiate le eccellenze del nostro paese. È un premio ancora più importante, che acquista ancora più importanza proprio per il periodo delicato. Andiamo avanti.